una rete incredibile! Coniglio tirato fuori dal cilindro! Un gol pazzesco! È finita così, è finita! Non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuova e ultima puntata stagionale prima della pausa estiva con Handball Talk, il podcast dedicato alla pallamano italiana. Io sono Matteo Aldamonte, subito un saluto al mio compagno di viaggio, a Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo, ciao a tutti. Gigi, oggi sei l'unico a distanza perché è seduto qui accanto a me, abbiamo approfittato del raduno della nazionale, l'ospite di oggi Riccardo Stabellini. Ciao Stabbo. Ciao Matteo. Ciao Pierluigi, buonasera a tutti. Gigi, grazie. Mi dispiace averti a distanza oggi, insomma. Guarda, praticamente l'unico ancora in qualche modo vittima del distanziamento sociale sono io, perché invece voi vi crogiolate della vicinanza e potete condividere anche gli spazi. Invece io sono ancora prigioniero sul mio colle. Esattamente. Va bene, ma comunque. Esattamente. Ci accontenteremo. Riusciremo a portare a casa anche questa trasmissione brillantemente con l'amico Stabbo, perché chiaramente quando parliamo di Stabellini parliamo di frizzantezza sia in campo che fuori. E infatti avremmo potuto scegliere tra tanti azzurri e abbiamo scelto lui perché per un'ultima puntata volevamo, esatto, proprio un po' di frizzantezza. Hai usato proprio la parola giusta, un po' di brio. Grazie Gigi per le belle parole, d'altronde non si può... Le prime, poi aspetta il re. Non si potrebbe, ma... Grazie. Ma Gigi, ma non potrebbe che essere diversamente? Quando ti ho conosciuto, che avevo neanche 18 anni, diciamo che in quanto a brio ho avuto un bel maestro come te, quindi era naturale che poi venissi instradato, no? Vorrei poterti dire il contrario, ma non ce la faccio. No, non lo puoi dire, no. Soprattutto quando lui ha detto quando io avevo 18 anni. Tu... Esatto. Allora, no, iniziamo dall'attualità, Stabbo, iniziamo dal fatto che doppia settimana di lavoro in Abruzzo. Non è una doppia settimana qualunque, perché si è tornati in campo dopo intanto 165 giorni di assenza dalla nazionale, ma dopo diversi mesi di assenza proprio dalla pallamano. Quindi intanto come avete riapprocciato al campo, che emozioni vi ha dato, e da un punto di vista fisico poi come vi trovate? Allora, prima di tutto devo esserti sincero, già quando mi era arrivata la convocazione via mail, quando avevo parlato con lo staff della nazionale, era già stata un'emozione, perché comunque ritornare a parlare di pallamano, ritornare a parlare di maglia azzurra, che è sempre, sempre un onore portarla anche quando non ci sono impegni ufficiali, è stato ovviamente bellissimo fin da subito. Poi ovvio il riniziare gli allenamenti in questi ultimi due giorni è stato fantastico, perché credo che veramente tutti avessimo voglia sia di ritrovarci, sia di poter riprendere la condizione atletica, che per quanto ovviamente, come già tu avevi introdotto, è stata sicuramente minata da quelli che sono appunto gli ultimi mesi un po' in casa, di quarantena, però comunque dai, nell'ultimo periodo con le restrizioni sempre più permissive anche riguardo lo sport, soprattutto per gli allenamenti singoli, ci si era comunque preparati per un reinizio dell'attività in modo da non avere un impatto troppo cocente, diciamo, che ci facesse scottare. Quindi insomma era importante farsi trovare pronti, era importante riuscire a ritrovarsi, anche perché poi proprio pochi giorni fa è uscita questa importante notizia del girone, quindi è fondamentale vedersi, fondamentale riprendere la forma. Gigi, una specie di insomma liberazione, no? Poi, ma sì, io credo, non lo so, immagino la sensazione di risvegliarsi da un lunghissimo letargo, quindi la felicità di riaprire gli occhi e di iniziare a muovere i primi passi quasi in maniera tremolante, no? Comunque con la gioia di poter rientrare in un palazzetto e di poter finalmente riannusare l'odore del parquet e, perché no, della pece. Quindi credo che sia, al di là di tutto, una sorta di liberazione per chi ha avuto la fortuna di poter iniziare come Stabbo. Quindi posso solo immaginare, infatti la mia domanda era al di là della, del preambolo
preambolo che ha giustamente fatto Stabellini, volevo sapere qual è stata la sua emozione, proprio cosa ha provato appena messo le scarpette, appena è entrato sul 40x20. Allora, Gigi, le scarpe me le ero già infilate e strette i lacci più di una volta. La sensazione più bella di tutte è stata quando ho preso la palla in mano. Ci ho giocato per una mezz'oretta, sono stato almeno mezz'ora, credo, da solo a corricchiare, a camminare, a fare tutti i giochetti attorno alle gambe, dietro la schiena, lanci, sensibilità con i polpastrelli. Quella sicuramente è stata la cosa più emozionante di tutte. Liberatoria, immagino, no? Liberatoria, esattamente, perché poi anche se comunque per non perdere proprio del tutto il movimento, lo slancio nel tiro e nel passaggio, un po' il pallone l'avevo già toccato, però in palestra, dentro sul parquet, tutta un'altra sensazione, come dici tu, e quindi è stato proprio, ci voleva. Senti Gigi, qua abbiamo uno dei pezzi pregiati di una delle squadre che il prossimo anno si candida a un ruolo, l'ha già recitato nell'ultimo campionato, nell'ultima parte di campionato che si è giocata, ma insomma Sassari ha fatto le cose in grande, sta facendo le cose in grande, no? Allora guarda, l'abbiamo detto sin dalla prima puntata e abbiamo sempre tessuto le lodi di questa società che in punta di piedi è ritornata nel massimo campionato di Serie A1 e si è ritagliata uno spazio importante e sta continuando a manifestare le ambizioni e la voglia di fare ancora meglio. Per quanto riguarda Stabbo, io posso dire che io l'ho sempre considerato un genio e sregolatezza in campo, chiaramente io mi riferisco al campo, poi fuori l'aspetto privato è una cosa privata, quindi è chiaro, ma è un ragazzo straordinario, ma in campo genio e sregolatezza, che più passa il tempo più lascia la sregolatezza e aumenta la parte geniale, cioè nel senso che sta aumentando la solidità, sta aumentando la regolarità e si vede, quindi il pregio del pezzo pregiato nasce proprio da questo, che sta maturando ed è ogni anno sempre più forte. È tuo Stabbo adesso. Allora Gigi, sicuramente Liban. Ma dai che siamo vicini, sei qua a Teramo, in realtà ci potremmo anche incontrare. Vieni a prenderti di brevi mano. Esatto. Cioè, facciamo tutto face to face. Ascolta, per Luigi, sicuramente negli ultimi anni ho cercato di concentrarmi sempre di più per aumentare quelli che erano i punti di forza e cercare di limare quelle che erano le debolezze, quindi credo che sia un percorso che poi un giocatore debba farlo un po' da solo, un po' aiutato da quelli che sono lo staff tecnico e le persone attorno a lui. Nel mio caso devo dire che fin da quando ero piccolo ho sempre avuto dei grandi allenatori, sono sempre stato circondato da persone che hanno creduto in me e che mi hanno aiutato veramente in tutto per tutto, quindi c'è tanta componente da parte mia, ma sono sicuro che anche le persone che mi hanno allenato, che sono state insomma con me, mi hanno lasciato tutte qualcosina e vorrei ringraziare una per una ognuna di queste, ma insomma adesso ci concentriamo su altro, però insomma sono sicuro che la perseveranza e la costanza non debbano mai essere mollate da un giocatore che vuol fare dello sport la sua vita. Mentre invece per quanto riguarda quello che sono appunto le vostre prospettive riguardo il campionato e sulla squadra, sono molto contento di avere trovato di nuovo l'accordo per rimanere a Sassari anche l'anno prossimo. Ero sicuro che l'avrei trovato, non ho mai avuto dubbi a riguardo. È una società molto strutturata che, come hai detto tu, Pierluigi, è partita in punta di piedi, poi dopo passo dopo passo ha cercato di strutturarsi e organizzarsi sempre più. L'anno prossimo sicuramente abbiamo una buona squadra per cercare di puntare in alto, però il campionato è molto incerto, ovviamente dopo tutto quello che è successo molti giocatori si sono mossi molto più di quelli che io avrei creduto prima
prima dell'inizio della pandemia, perché pensavo che rimanesse tutto più bloccato. Invece l'altra faccia della medaglia è stata proprio quella che invece numerose cose sono cambiate, alcune si sono sbloccate, alcune situazioni sono cambiate, e quindi questo mi ha fatto anche piacere, perché si vede e si vedrà anche chi ha sempre lavorato bene o ha sempre cercato di lavorare bene. E il presidente, il nostro presidente, è sicuramente una di queste persone che ha sempre cercato di lavorare bene, con passione, costanza, ambizione, e cercheremo di raggiungere l'obiettivo. Praticamente abbiamo vissuto, diciamo, sette mesi di mercato, possiamo dire. Esatto. C'è stata veramente la possibilità per qualunque tipo di evoluzione, credo sarà un unicum nella storia questa cosa, di vivere questo mercato così ampio. E Gigi, io e Stavo abbiamo fatto il viaggio prima di fare allenamento in macchina insieme, e commentavamo il fatto di questa spalmarsi dei valori, no? Di alcuni dei migliori giocatori in più squadre del campionato, quindi effettivamente probabilmente il prossimo anno, ancora di più che nell'ultima stagione, avremo davvero 4-5 squadre che possono combattere probabilmente alla pari. Sì, allora l'abbiamo rimarcato più volte nel corso delle nostre puntate, di quanto tempo ci sia stato a disposizione per il mercato del prossimo anno, ed è infatti la motivazione per la quale ci sono stati tutti questi spostamenti. Per quanto riguarda quello che hai ricordato tu, quest'anno più di ogni altro anno c'è un folto gruppo di squadre che possono ambire o quantomeno aspirare a giocarsi il titolo o quantomeno l'ingresso nei playoff, e le altre credo che comunque... io mi aspetto sempre un paio di offsider durante ogni campionato, quindi ne vedremo delle belle, ecco, ne sono assolutamente certo. Il prossimo campionato più di ogni altro probabilmente. C'è stato un trasferimento, Sabo, che ti ha colpito, che non ti aspettavi particolarmente? Beh, certo, è il trasferimento del mio grande amico Ardiani Balli. Sono molto contento che sia andato a Cassano. Non è che non me l'aspettassi, perché in realtà lui si è sempre trovato bene, siamo molto amici, quindi ci sentiamo spesso. Sapevo che stava bene a Conversano, ma sono molto contento per lui che abbia intrapreso questa nuova strada, perché sono convinto che gli darà nuovi stimoli e che farà crescere ancora di più quella che è la sua posizione come uno dei migliori centrali in Italia. E invece hai parlato di Conversano, che perde i Balli, sembra perdere dei pezzi, poi prende Nelson, e quindi poi alla fine lì il palato è sempre piuttosto fine, no? Sì, io qualche settimana fa avevo sentito di questa Conversano in difficoltà, poi insomma nella pallamano le voci, insomma siamo abbastanza in pochi all'interno, quindi le voci girano. Io quando avevo sentito di una Conversano in difficoltà potevo immaginare, perché la situazione ovviamente è stata grigia veramente per tutti, però non posso pensare che sia una società, una città, un allenatore che si accontentino. Quindi ero sicuro che si sarebbero rimboccati le maniche, avrebbero cercato di supplire alle tante partenze, e infatti hanno messo a segno questi tre colpi che hanno annunciato. Credo che ne faranno altrettanti. Io continuo a ritenere Radovčić probabilmente la migliore alla sinistra della Serie A, quindi insomma Conversano sì, perde pezzi, ma ne acquista di così pregiati che vedremo come sarà il cambiamento, ma non so quanto perderanno. A proposito di Demis, Gigi non ce l'aveva voluto dire l'altra volta, ci abbiamo provato in tutti i modi. Non ce l'avevo voluto dire, però erano due o tre lezioni, dai. Secche mirate, magari anche in privato, il suo cercare quantomeno di sviare poteva essere esso stesso un'indicazione, no? però sì, insomma, tornando in Puglia e quindi tornando a vivere a casa, sicuramente era, non dico non prevedibile, ma auspicabile che il Conversano non se lo facesse scappare, ecco. Il sogno di Riccardo Stabellini. Il mio sogno dal punto di vista pallamanistico? Sportivo, sì, sportivo. Il mio sogno dal punto di vista sportivo sarebbe raggiungere un traguardo molto importante, che possa essere una qualificazione o una qualsiasi altro tipo di
traguardo con la nazionale, con l'Italia. Poi dopo, per quanto riguarda il club, non si dice nulla, perché sai, per scaramanzia e tutto non si dice nulla. Però insomma, questo credo che sarebbe la mia soddisfazione più grande, riuscire a partecipare ad un grande evento internazionale con la mia nazionale. Gigi? Alza le mani, Stabbo, poi per gli scongiuri ti vedo già adesso, ti vedo già qui, anche se non sei sotto gli occhi, voglio alzare sulle mani. Comunque, scherzi a parte, io sono sicuro insomma che Riccardo riuscirà, o comunque ha tutte le carte in regola per togliersi tantissime soddisfazioni, e soprattutto in una nazionale come la nostra, assetata di tiratori e di terzini, ha proprio bisogno di qualcuno che si alzi insomma da fuori e che la metta dentro, e quindi credo che lui abbia tutte le carte in regola per aumentare il minutaggio, per aumentare l'apporto che può dare alla maglia azzurra. Di conseguenza tutto questo deve essere fatto in maniera sinergica, perché non si può pensare a un giocatore che è migliore in nazionale e magari rimanga allo stesso punto nel club. Quindi insomma, migliorare è a tutto tondo. Anzi. Ecco perché bene per il Sassari sicuramente, e ancora meglio per la nazionale. Anzi, Gigi, se posso permettermi, la nazionale alla fine, soprattutto nelle nostre situazioni in cui non riusciamo a vederci più di tanto, alla fine è quello che è il culmine del lavoro con il club, quindi il lavoro con il club è fondamentale, il lavoro giornaliero, la doppia seduta in palestra la mattina e al palazzetto la sera è fondamentale. Quello che volevo... L'aumento della competitività del campionato, perché non ci dimentichiamo che avere un campionato competitivo dove non ci sono più tutte queste giornate che girano a vuoto, no? queste partite scontate, ma se ogni sabato la partita è combattuta, questo combattimento, questa aggressività, questa competitività sicuramente agevola e aiuta quella che è la capacità e l'abnegazione a giocare partite importanti che si decidono all'ultimo minuto, quindi a alzare l'asticella per quanto riguarda la concentrazione e il miglioramento tecnico e tattico. Aggiungo una cosa, oltre a tutto questo, Riccardo Trillini, direttore tecnico, nell'intervista insomma ad apertura di raduno ha detto: ho trovato i ragazzi tutti molto tonici e hanno dimostrato un senso di responsabilità sportivo individuale importante. Devo dire, io non me l'aspettavo, forse perché la mia quarantena è stata fatta di tante dirette ma poca attività fisica, ma io mi ho visti bene comunque, ho visto giovani e più adulti fisicamente tutti tonici, e non era facile dopo tutto questo tempo in cui a un certo punto poi viene meno anche la motivazione, no? Sì, sicuramente poi il venir meno delle motivazioni forse era più presente all'inizio, nei primi giorni di quarantena, quando la situazione anche dal punto di vista sanitario purtroppo era molto molto critica, e quindi credo che ognuno di noi avesse persone che non sono state bene vicino a sé, quindi credo che anche questo possa avere contribuito ad avere numerose difficoltà negli stimoli, nella voglia, ma poi insomma sembra, cioè non ce lo stiamo dimenticando, però anche una questione di spazi, di strutture, per quanto mi riguarda insomma non avevo spazio per esempio, ma non avevo alcun tipo di materiale per potermi allenare. E quindi insomma, e soprattutto il bello e il brutto di uno sport di squadra come la pallamano è che per quanto ci si possa allenare individualmente, alla fine si scende in campo in sette, quindi ed è sia il bello sia il lato positivo che il lato un po' meno bello, perché poi dopo in una situazione come quella che c'era tu ti potevi allenare, però vedevi l'allenamento molto fine a se stesso, mentre invece quando c'è stato l'inizio della fase 2, quando si è riniziato un po' anche a parlare di una situazione più controllata dal punto di vista sanitario, credo che anche in tutti noi si rivedesse una prospettiva di molto più vicina rispetto a quanto magari non lo fosse veramente, però di rinizio delle attività.
Quindi la coscienza sportiva, la responsabilità sportiva di cui parlava il nostro allenatore, credo che poi sia, debba venire fuori da ognuno di noi. Certo, lo staff ci ha dato una mano, lo staff della mia società, del Sassari, lo staff della nazionale, però insomma ognuno dentro di sé deve avere qualcosa, per essere, se si è qua è perché si ha qualcosa dentro. Gigi, se vuoi chiudere. Sì, io voglio semplicemente ricordare che chiaramente la base su cui costruire i miglioramenti sia tecnici che tattici è quella fisica, quindi aver avuto tanto tempo per concentrarsi magari anche solo su quello, poi l'abbiamo ricordato anche tante volte, basta, già la voglia è il 90% del tutto, è vero gli spazi, è vero il materiale, è vero tutto quello che volete, ma c'è gente che si allena anche in carcere, per intenderci, quindi voglio dire, se uno è predisposto e ha la professionalità nel sangue, è auspicabile questo, e poi è stato dimostrato nei fatti anche dai ragazzi che in questo momento sono nel ritiro della nazionale, se ha la possibilità e la voglia di tenersi in forma per farsi trovare pronto quantomeno a livello fisico più di quanto non abbia fatto normalmente in ogni rinizio di campionato, credo che già sia un bel punto e un bel passo avanti. E quindi un allenatore, da allenatore posso solamente immaginare che è motivo di gioia trovare dei ragazzi tonici, in forma, pronti per poter già mettere nel serbatoio tutto quello che è il bagaglio tecnico e tattico. Magari, non dico tralasciando, ma diciamo che si può ottenere l'aspetto fisico condizionale, ma non ripartire da capo. Quindi non parliamo di giocatori che si presentano in scarse condizioni fisiche, quindi sarebbe un ulteriore lavoro e quindi ulteriore tempo perso. Questo vuol dire migliorare il tempo e avere più tempo a disposizione per la tecnica e la tattica. Minuto 21, Gigi, noi ci dobbiamo prendere, come avevamo concordato, 2 o 3 minuti per noi perché è l'ultima puntata, quindi ringraziamo Stabbo innanzitutto per aver accettato, grazie mille Stabbo. Grazie a te Matteo, è sempre un piacere, grazie per Luigi, ci vediamo presto, un abbraccio grande. Ciao Ricca, non ho mai avuto l'onore di essere chiamato così tante volte per nome durante tutte queste trasmissioni. E Luigi, alcune volte ho fatto fatica a sentirlo, no? Ti sento emozionato. Ho fatto fatica ad essere chiamato in causa, ecco, però ti ringrazio per ricordare a tutti il mio vero nome, il nome di battesimo. Non Gigi. Non Gigi. È un piacere. Grazie, ciao Stabbo. Bello, ciao Ricca, ciao. Ciao. E allora Gigi, abbiamo iniziato quasi per scherzo praticamente, e per tenere compagnia agli appassionati di pallamano tra le tante iniziative messe in campo dalla federazione, no? In termini di comunicazione digitale, invece ci siamo ritrovati a inventarci un format nuovo. Dai, abbiamo trovato un modo per chiacchierare insieme anche stavolta. Sì, abbiamo iniziato, io toglierei anche il quasi, per scherzo e in modo scherzoso abbiamo avuto la fortuna e la capacità di trovare durante il nostro percorso, il nostro cammino che ci ha tenuto compagnia durante tutto questo periodo grigio, come ricordava anche Riccardo, durante questo periodo assolutamente nefasto, però abbiamo avuto la forza e la possibilità di parlare e di approfondire, di conoscere, di ritrovare tanti personaggi del mondo della pallamano, sia maschile che femminile, sia della pallamano giocata, quindi degli attori principali come i giocatori, che dello staff tecnico, quindi di allenatori. E questo è stato un motivo di orgoglio ed è stato un'ottima cosa per non mollare e rimanere sempre sul pezzo. Quindi in qualche modo la pallamano è rimasta sempre nelle nostre vite, ancor più grazie a questo tipo di forma. Ci fermiamo solo per le settimane estive, ma non vediamo l'ora di tornare in campo e noi a raccontare quello che succederà sul campo, perché davvero abbiamo parlato delle vite dei giocatori di pallamano, di allenatori di pallamano, di personalità del nostro mondo, ma di pallamano giocata non siamo ancora riusciti a parlare, quindi non vediamo l'ora. Sì, abbiamo parlato tanto degli attori, dei protagonisti,
e soprattutto però abbiamo utilizzato questo tempo della mancanza della pallamano giocata per entrare, per scavare, per conoscere un po' anche quelle che sono le vite, le impressioni, le sensazioni, gli umori di quelle persone che solitamente siamo abituati a vedere sudati in pantaloncini e paonazzi dalle fatiche di una partita, oppure in panchina altrettanto sudati e paonazzi per richiamare l'attenzione dei propri giocatori. Quindi questo è stato anche un modo diverso per poter conoscere e per poter probabilmente sentire anche un po' più vicini quelli che sono i nostri beniamini, insomma quelli che per la maggior parte dei nostri ascoltatori sono persone che comunque vedono probabilmente dalle gradinate. Quindi poter conoscere, poter sentirsi più vicino e anche sentirli più veri, perché no, è stato un palliativo che spero sia piaciuto. Continueremo a farlo indubbiamente anche il prossimo anno. Salutiamo alla nostra maniera, da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello, un grande grazie per essere stati con noi, per aver ascoltato Handball Talk. Buona palla a mano a tutti e buona estate. Ciao. Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita!